Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. La scorsa volta abbiamo finalmente ottenuto una nuova chiave per entrare in un nuovo dungeon. E lo chiamo dungeon perché abbiamo stabilito insieme che Tempio non ci piace. Se vi siete persi il precedente episodio ve lo lascio qui su nelle schede, mentre giù in descrizione vi lascio il link del video con le regole per partecipare al super giveaway che c'è in corso sul mio canale. Non ve lo potete assolutamente perdere perché c'è in palio una copia di The Legend of Zelda Link's Awakening. Bene, direi che ci siamo detti tutto come al solito e siamo pronti per iniziare. Eccoci qui ragazzi, allora, diamo un attimo uno sguardo alla mappa perché non mi ricordo assolutamente dove devo andare. Ah, ok, facilissimo, mi devo teletrasportare qui su. Vediamo un po' ragazzi, forse, vediamo quante rupie ho da parte. 900, oddio. Diamo un'occhiata a quante rupie servono per l'arco, perché non mi ricordo assolutamente di preciso quante rupie servivano per comprare l'arco. Credo più o meno 900. Ne vuole 980. Maledetto ladro. Fanno bene quelli che gli rubano. Io mai rubato al negozio, eh? Mai rubato al negozio di oggetti. Ok, andiamo a prendere il teletrasporto che dovrebbe essere da questa parte, se non sbaglio. E ce ne andiamo diritti al nuovo dungeon. Il dungeone che possiamo aprire con la chiave di Lofio. Sapete cos'è un Lofio? Lofio è un piffe. È un piffe. Credo sia un piffe. Perché infatti questo dungeon è alle spalle di una cascata. Quindi credo che... ehi, maledetto, insopportabile essere. Quindi stavo dicendo, il dungeon è alle spalle di una cascata che si è aperta. Allora, io adesso devo trovare tipo il modo per arrivare da quell'altra parte, che non mi ricordo assolutamente qual è. Se non sbaglio devo tipo salire qui su e fare tutto il giro da sopra la montagna e poi buttarmi di sotto. Quale maiale uccidiamo? Quello. Uccidiamo questo maiale qui, esattamente. Ok, poi andiamo da qui. E poi andiamo da qui? No. E poi dobbiamo fare il giro, credo, all'interno della grotta, se non sbaglio. E arriviamo dall'altra parte. È abbastanza semplice. Solo che non mi ricordo assolutamente da che parte devo andare. Questo non è divertente, per esempio. Opla. Ok, così, eccoli. Ok, passiamo dall'altra parte. Molto easy. Facciamo anche una super mega rincorsa, così ammazziamo tutto quello che ci troviamo davanti con i nostri calzari di Pegaso. E poi possiamo andare anche da là, credo. E io è da qui che voglio andare, oppure no? Credo sì, che è da qui. Ok, siamo esattamente sopra la cascata, da queste parti. Esattamente qui, perfetto. Possiamo buttarci giù? E opla! E siamo arrivati. Ma ste scale dove portano, ragazzi? Perché io credo che la strada da fare sia proprio completamente diversa da quella che ho fatto io. Quindi magari potremmo... Ah, ecco, perfetto. Ora posso utilizzare quelle scale lì quando voglio, credo. Oppure posso semplicemente usarle per tornare indietro, chissà. Vabbè, comunque sti cavoli. Possiamo entrare all'interno del dungeone. Ok. Abisso dell'Ofio. Il Lofio è un piffe. L'ho imparato con Google. Google mi ha insegnato che il Lofio è un piffe. Un piffe che penso che risalga alle cascate o qualcosa del genere. No, non mi faccio fregare. Né mi faccio fregare da queste tartarughine. Ormai abbiamo imparato più o meno quello che fanno tutti i mostri. Una ghianda. Ho visto male o ci sono tipo delle bombe lì da prendere? Ammazziamo tutto quello che ci troviamo davanti, perché infatti che cosa succede? Che si aprono le porte, questo succede. Ma ste colonne si possono smuovere. Ho guardato un nuovo mostro. Bla 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 bla. Bisogna stare attenti a non affogare.
Io tipo sto coso ci posso saltare sopra, secondo me. Vieni qua, banano, banano amico, ehi amico, amico boy, ehi, labroni boy, vieni qui. Ah, ma io posso saltare in realtà, posso tipo fare un mega salto fotonico così, voilà! E non posso assolutamente fare quello che volevo fare con quel cosino, ma questo è poco ma sicuro. C'è qualcosa di strano, io ci piazzo una bomba, vediamo se non esplodo magari anche io. Ma niente, nulla proprio di fatto. E op, bla 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 bla. Come torno indietro? E op, e op, giusto, giusto. Ok. No, non posso spostare nulla di tutto ciò. In genere queste cose si possono spostare. Vabbè, prima di andare a destra andiamo a vedere prima su. Da qui niente, da questa parte qualcosa. Oh, guardate, un sacco di insetti schifosi. Però lì c'è sicuramente un oggetto o qualcosa da prendere, che è la prima cosa da fare. Magari ci becchiamo una mappa, una bussola o qualcosa del genere. Oh, maledetti, si sono messi d'accordo per farmi fuori. E maledetto slime. Oh no. No. Ok, si è aperta un'altra porta. Nel frattempo qui troviamo la bussola. Pipipipi. Io adoro la bussola perché ci avverte quando ci sono le chiavi nei paraggi. Allora, ragazzi, voglio fare un annuncio prima di proseguire con la nostra avventura. È che io voglio cercare a tutti i costi di finire questa serie prima dell'uscita di Luigi's Mansion 3, chiaramente Luigi's Mansion 3, che è in uscita alla fine del mese. Quindi ho una decina di giorni per finire tutta la serie e sono un po' pochini per quelli che sono i miei standard, perché come voi sapete io in genere faccio un episodio ogni 2 giorni. Una chiave piccola. Però cercherò di aumentare l'intensità dei video per cercare di arrivare in scioltezza all'uscita di Luigi's Mansion. Quindi ci darò dentro più che posso con gli episodi di Zelda. Questo farà sì, purtroppo, per chi segue anche altre serie, che le altre serie saranno necessariamente un po' trascurate. Il becco del gufo! Questo serve per farlo parlare e farci dire cose che sono sempre interessanti, ci dà sempre dei buoni consigli, anzi ottimi consigli. Quindi adesso possiamo almeno ascoltare quello che ci dice il gufo. Quindi, dicevo, per chi per esempio segue la serie di Astral Chain, non è che abbandonerò Astral Chain, la mappa, anche questa mi serve, tutte cose utilissime. Diamo un'occhiata alla mappa. Quindi va bene, la parte in basso l'abbiamo già esplorata, qui si arriva facendo tutto il giro, quindi facciamo tutto questo giringirello qui per arrivare poi al boss. Si svolge tutto su un solo piano, quindi lo gradisco veramente molto. Qui c'è un modo per passare, sicuramente, sicuramente posso fare un mega salto fotonico. E oppla! Vabbè, ho saltato un po' troppo presto. E oppla! Perfetto. Aspetta un po', perché forse posso tipo passare da qualche parte qui? No. Pipipipi, qui c'è una chiave. Vuoi un vaso? Voleva un vaso, gliel'ho dato, ma non credo gli sia piaciuto. Anche tu, cosino volante, vuoi un vaso? Vuoi un vaso? Vieni qui, ti do un vaso. Vuoi un vaso? Posso saltargli sopra? Non ditemi. Non ditemi. Tiè, vuoi un vaso? Non si rompe! Come faccio a ucciderlo? Non vuole un vaso. Vuoi un vaso? Lui lo vuole il vaso. Gli è piaciuto il vaso. Questi cosi invece non muoiono, sganciano bombe. Mi ha buttato nell'acqua sto maledetto. Qui lo facciamo esplodere. Boom! Ah, è morto quel cosino. Quindi sono le bombe il modo per far fuori quei cosi. Mi perdo sempre in chiacchiere, non finisco di dire quello che stavo per dire. Cioè, volevo dire che comunque Astral Chain lo riprenderò
e lo riporterò costantemente quando avrò terminato Zelda. Ecco, questa è la storia. Qui ci vuole una bomba. Wow, bla 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 bla. Permesso, per favore. Mi vado a prendere quei cuori che... un po' difficile destreggiarsi con questi cosi. Sono pieno di chiavi, ragazzi. Posso aprire qualsiasi porta. Questo dungeone non ha più segreti per noi. Possiamo andare ovunque vogliamo. E questi cosi sono veramente infami. Sono veramente insopportabili. Ok, adesso con tutte le nostre chiavi abbiamo aperto tutti i forzieri. Possiamo andare altrove. Io però da qui non ci posso passare, quindi dovremo trovare un altro modo per arrivare lì. Vediamo un po'. Sì, c'è una chiave, quindi si accede 1-2 e si passa da qui e poi si passa da lì. È tutto abbastanza chiaro. Diamo solo un'esplorata qui sotto, perché è come se ci siano altre zone qui che si possono raggiungere, ma io non credo, perché ho guardato per bene qui e di qui non si passa. E la chiave che mi segnala la bussola è quella lì dall'altra parte. Quindi dobbiamo fare come pensavo, cioè andare lì sotto. Va bene, va bene. Non c'è problema. Qual problema? Apriti porta per favore. E una. E poi l'altra. Facilissimo, ragazzi. Io sono il re dei dungeoni. Non c'è niente che possa fermarmi. Nessuna porta, nessuna chiave, nessun mostro con i labbroni con il culo all'insù. Quindi easy, 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 easy. Vediamo qui. Chiavi non ce ne dovrebbero essere, però io quel forziere me lo vorrei andare a prendere. Come si può fare? Non ci arrivo lì sicuramente. Quindi la cosa che possiamo fare è opla, andare da qui. Però rimaniamo tristemente bloccati, perché non ho più chiavi. Forse posso spostare questi cosi. Ebbene sì, ma chiaramente ho sbagliato, perché non è così che si faceva. Dovevo spostare tipo questo e poi boh, tipo vabbè, ok. Devo tornare indietro, zonare e far risuccedere le cose che devono succedere. Zoniamo, credo che zonando quei sassi ritornano a posto. Veramente una cosa extra super semplice. Non so come io abbia potuto spostarli in maniera sbagliata. Credo... ah no, ok, quello è l'unico che posso spostare. Ma se io faccio così, poi di qui non posso fare, di qui non posso fare. E come dovrei fare? La chiave è qui. Ma ce l'ho un'altra chiave! Com'è possibile? Dove l'ho presa? Non ricordo. Te ne vai, amico? So che vuoi uccidermi ardentemente, ma io vorrei che tu andassi via. Andiamo avanti, se proprio insisti. Allora, facciamo una cosa. Gli tiriamo una bella bomba. No, non è vero. Posso tirarti una bomba? Vediamo se gli tiro una bomba così se si fa male. Oh, sì che si fa male. L'ho esploso. Oh, sono passato. Ok, sono passato, ma sono passato nel modo sbagliato, ovviamente. Perché non è così che si... oh, aspetta un po'. Ecco qua, possiamo raggiungere anche le scale. Però wait a moment, voglio prima andare da qui. Perché ovviamente qui ci sono delle scale. Scale, c'è una chiave. Aia! Aia, aia, perché è caduta sotto? La chiave, la volevo, mi serviva. E adesso come faccio? Posso parlare con il gufo? Gufo, aiutami. I mostri sono cattivi, mi fanno del male. Vieni qua tu. Tartaruga, colpiscimi. Colpiscimi se proprio devi. Allora, vediamo che ci dice il gufo. Il gufo ci dice sicuramente qualcosa di utile, ragazzi. Vediamo un po'. Solo chi impara a conoscere le luci del suolo proseguirà oltre. Va bene, le luci del suolo. Cioè, praticamente, io credo come posso galleggiare e come no. Cioè, credo che sia questo il punto. Come posso fare a camminare laddove posso camminare e fermarmi laddove mi devo fermare? Questo era il punto, abbastanza semplice direi. Ok, abbiamo fatto fuori l'inverosimile. Ma qui c'è qualcosa di strano oppure Neo? Credo più Neo. Tieni, non vuoi morire? Vuoi un vaso?
Amica trottola? È una trottola? Dove sto andando, ragazzi? Mi sono perso completamente, sto vagando. Il mio obiettivo era completamente un altro. Lì infatti ci sono delle scale, non so perché non le ho prese. Maledetto, mi voleva ingannare. Anzi, ci è riuscito a ingannarmi, mi è saltato sulla testa. Ok, da quest'altra parte posso andare ovunque io voglio andare. Posso andare di là, di qua, da tutte le parti. Vorrei solo capire. Ah, le luci. Ecco. Oh, oh, oh. Ah, ok. E come dovrei fare? Tipo, così? Così? No. Quindi nessuno di questi. Questo qua è il primo. E uno. E due. No, rosso. Ma là non ci posso andare. Quindi, presto fatto. Devo trovare un'altra solution. Ehi, ma quegli occhi sono super cattivi. Ho trovato una chiave. Bene, non so dove mi trovo però. Ah, mi ha preso. Da qua non posso passare. Dovrei tipo arrivarci dall'altro lato. Perché se sposto sto coso lo butto in acqua? No. Quei cosi mi laserizzano. Mi vogliono laserizzare. Vabbè, ho trovato una chiave. Sta chiave me la uso come mi pare, perché posso tipo andare a prendere le scale e andare dall'altra parte. Andiamo a vedere. No, col cavolo. Qua si va dal boss. Ok, quindi dobbiamo andare dall'altra parte e andare a prendere le scale. Semplice, semplice, manteniamo la calma, è tutto chiarissimo. Ehi. Labbroni maledetti. Ma sono dei labbroni secondo voi quei cosi? Io credo di sì. Ok, da qui, le luci del suolo. Vabbè, io ho capito che lì c'è un rebus da risolvere. Aspetta un momento, perché io da lì posso andare? Sì, credo di sì, credo che ci arrivo da là. Ok, vieni, forza. Questi cosi, se non li ammazzo così, non si fanno ammazzare. Io forse sto salto lo riesco a fare. E opla! Sì, sì, bene, benissimo direi. Però da là non ci posso andare. E neanche da qua, presumo. E infatti no, quindi non è così che si fa. E opla. Sono un drago a saltare, ragazzi. A saltare proprio sono bravissimo. Però il problema è che non devo andare da qui. Da qui ci potrei andare invece, sì. Però voglio andare a prendere le scale, perché mi sono fatto strada da questa parte. Oh, questo coso è extra super iper pericoloso. Ma cos'è quel mostro lì? Una stellina? Cos'è? Boh, non lo so, pericolosissima. Vabbè, me ne frego perché adesso è tutto libero. Oh, guardate, siamo in 2D. Favoloso. Che cosa succede? C'è una chiave. Ma è sott'acqua. Io non posso prenderla. Ok. Quindi qui ci dobbiamo venire dopo. È semplicissimo. Là a fuoco, giusto? Vogliamo provare a vedere se è a fuoco oppure no? Sicuramente è a fuoco. E va bene, ok. Torniamo indietro. Andiamo dove stavo andando prima. Dove non sono voluto andare perché sono sempre diffidente delle nuove strade. Volevo la strada vecchia e non la nuova. Invece devo andare per la strada nuova. C'è quella porta lì da aprire con la chiave. Semplicissimo. Semplicissimo. Oh, un polipo. Credo sia un bel po' pericoloso. E non so neanche come devo sconfiggerlo. Siamo in stallo, forse nel sedere. Sì. Ok. Lui fa tipo le retromarce all'improvviso. E devo superarlo, tipo, credo. Devo andare più veloce di lui. Però me ne posso anche tipo fregare e fare tipo così a casaccio. Non credo che sia così che si fa. Devo tipo essere più veloce di lui nel giro. Lui fa i giri, ho capito, lui fa i giri lunghi, io devo fare i giri corti. Oppure gli posso tipo lasciare una bomba qua, vediamo. No, non si fa niente con le bombe, scusate ragazzi. Vediamo un po', allora lo stalliamo così. Devo fare almeno una corsa, tipo così. Ok, l'ho fatta bene. No, mi ha fregato, si è girato. Rischio di morire? Sì. Ok, l'ho beccato. Ancora una volta, dobbiamo rifare. E olè. No, rischio di morire? No,
No, rischio di morire. Non voglio morire, assolutamente non voglio morire. Ok, adesso è il mio momento. Ancora? No, sto per morire. No, mi sta per uccidere. Ho qualcosa per salvarmi. Mamma mia, è potentissimo. Oh, no, 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 sono morto. No, è la prima volta che mi capita. Vabbè, sono morto già un sacco di volte in altre occasioni in realtà. Però, così tristemente mai. Vabbè, ritorniamo nella stanza del polipastro e cerchiamo di farlo fuori. Ci sarà sicuramente una tecnica che io in questo momento non riesco a capire. Una tecnica che mi sfugge al momento. Ok, riproviamoci. Ma prima di riprovarci, volevo provare tipo a fare una cosa del genere. Tipo buttare la bomba lì sotto e vedere se salta fuori la chiave, tipo. No, assolutamente. Però proviamo tipo a buttare una bomba qui sotto. Magari qui non c'è l'acqua. No, ok, per niente. Quindi, ok, entriamo di nuovo dal polipo e riproviamo a sconfiggerlo. Io sinceramente non ho proprio capito come si fa. Devo tipo fare giri più corti di lui e arrivargli al sedere quando lui meno se lo aspetta. Tipo così. Ce la posso fare a superarlo. E se non si girasse proprio nel momento in cui sto per colpirlo sarebbe una buona cosa. Ok, uno. E fa retromarcia. Ok. Qui quando arriva potrei riuscire a colpirlo. È abbastanza semplice quel senno di poi. Però quando mi prende alla sprovvista così è veramente fastidioso. Ok, quindi devo beccarlo proprio nel momento in cui fa l'arrivo nella curva. Non così. Non così. Così. Ok, pericolosissimo ragazzi questo polipo. Ho sviluppato poi una mia tecnica per sconfiggerlo, che è completamente opposta secondo me a quella che è la tecnica ufficiale per sconfiggerlo. Però sti cavoli, è un metodo che funziona, quindi vado avanti così. Imprevedibile, vuole cambiare anche direzione adesso il matto polipo. Olè. Polipo, sei lento ormai. Ti ho scoperto. Posso colpirti quando voglio. Ah, sconfitto. Ok, esplode. Povero polipo. Oh, una fatina. Io amo le fatine. E quindi, vieni qua fatina, fatti prendere. Questo mi riporta all'inizio del dungeone. Ma io non ci voglio andare. Voglio andare avanti, perché dovrei andare indietro. Ehi, aspetta amico, io devo passare, capisci? Devo passare da lì. E tu devi farmi passare, perfetto. Ok, siamo passati, ci sono laseroni e mostri che mi vogliono uccidere, come al solito. Però si sono aperte delle porte. Pi 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 pi, ho le pinne, ho le pinne, posso nuotare. Premi B per immergerti sott'acqua e A per darti uno slancio in avanti. Oh, grande, quindi posso andare con B sott'acqua e con A posso nuotare a mio piacimento. Ma questo è favoloso. Cosa sono questi teste dure? Sono tipo i polipi, però al contrario. E infatti sì. E basta colpirli sul sedere, ovviamente. Poverini, sono poi dei teneri cagnolini alla fin fine, mi sembrano dei cagnolini. Ah, le luci, ecco qui, ecco il rebus del gufo. Qui posso nuotare adesso, ragazzi, ma le devo equipaggiare le pinne, vediamo. Oggetti, no, sono come i calzari, quindi posso nuotare come e quando voglio. Ok, seguiamo la luce. Uno e due. Questo mi sembra anche abbastanza elementare, ragazzi, non è che sia poi così complicata questa cosa da capire. Va bene. E perché dovrei voler tornare indietro? Non capisco. Vabbè. Ok, possiamo nuotare adesso. Easy peasy. E hop. No, non posso tuffarmi. Volevo tuffarmi. Ok, adesso nuotando è tutto più semplice, per cui possiamo andare a raggiungere tutti i forzieri che vogliamo. E il primo che vorrei raggiungere è questo qui, credo. Ehi, calma amici, calmissima. Po, adesso vi spacco la testa. Guardate dove l'ho spedito con un solo colpo. Via, permesso. Wow, qua devo saltare. E hopla. Maledetto mostro, levati davanti. E hop. Maledetti. Esplodete, va che è meglio. Adesso posso nuotare. Posso andare anche sott'acqua con B.
Guardate, con B vado sott'acqua. Stupendo, le pinne sono... Una rupia, non mi serve niente. Vabbè, mi serve perché adesso mi posso comprare l'arco. E chi si è visto, si è visto. Un'altra fatina, io amo le fatine. Ok, andiamo da qui. E bene, ci mancano due forzieri. Uno là al centro, che lo andiamo a prendere subito. E opla, che è semplice da prendere perché si trova in questa stanza centrale. Semplicemente nuotando possiamo raggiungere tutto ciò che vogliamo. E tutta la nostra portata adesso che possiamo nuotare con le pinne. Il dungeone completo. Ok, un'altra rupia, ma va bene, la accetto volentieri. Posso andare da qui, però non devo andare. Ah, sì, invece devo andare lì dove c'è il boss. E qui posso aprire la porta semplicemente. Con A posso fare gli scatti. Apriti, perfetto. E adesso qui. Questo blocco c'è una serratura, quindi serve una chiave. Ma io non avevo una chiave? No, evidentemente non ho una chiave. E per andare a prendere la chiave basta andare dove c'è il boss, che non so dove sia. Poverini, questi cosi mi fanno una pena. Dov'è che era il boss? Dovrebbe essere tipo qui in basso. Sei invincibile, Link. Corri, 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 corri. Ah, ok. Ah no, aspetta, c'è quell'enigma delle luci da risolvere nella stanza qui su. Ci sono varie cose ancora da fare. E io che pensavo che il dungeone era finito. Ok, vabbè. Il primo dovrebbe essere questo. Andiamo per tentativi. Poi dovrebbe esserci questo. Ok, poi questo. Che sedere. Anche qui, sederissimo. Vabbè ragazzi, mi è andata di extra mega fortuna. Oh, delle scale. Pipupupipupupi. Le scale. Dove vi portano? Devo fare uno scatto, mi sa, che è meglio. Pericolosissimi sti cosi. E anche qui. Qui posso, tipo, salirci su. Questo, oh mamma, sei forte e veloce sto coso. Ok, quindi devo fare così. No, devo tipo andare sopra in qualche modo. E op. Devo, non so, puoi cadere? Amico, puoi cadere? Bravo, vabbè, è caduto, non so come. Sicuramente non era così che dovevo fare, ma l'ho fatto cadere in qualche modo. E ok, adesso sono arrivato a un forziere. Pupupupi, chiave! Chiave del boss, attenzione, questa è la chiave del boss. C'è la chiave piccola che è caduta lì sotto, sotto qui. Ma sotto qui dov'è? Io le ho prese queste scale? Dove mi hanno portato? Non mi ricordo, non c'era un livello... non potevo nuotare e quindi non sono potuto andare avanti da là. Ma adesso che posso nuotare posso andarci, quindi... Wow! Quanti scatti in avanti posso fare? Uno solo. Ok, credo che sto andando bene. Presumo. Sì, devo andare a prendere le scale. Whoop! E adesso da qui. E hop! Adesso... sì, da qua. Ehi, calma, calma, amici. Calma con questi vostri scudi che pensate di essere invincibili. Ok, da qui. Adesso posso nuotare e posso andare a prendere quella chiave là. Ottimus. Tuffo doppio carpiato roteante. Presa. Easy. Ok, adesso torniamo indietro. E possiamo andare ad aprire il blocco che ci blocca. Il blocco bloccato, ma tutta sta fatica io penso, ragazzi, che serva a prendere tipo altri soldi o comunque qualcosa del genere. O un'altra chiave, quella che è caduta di sotto. No, quella che è caduta di sotto è quella che ho preso adesso, credo.
Quindi, ehi, permesso, per favore. Quanti scatti posso fare? Non ho capito. Perché mi è utile sapere quanto posso scattare, perché mi serve per scappare. Se tengo premuto, scappo? Non lo so. Vabbè, se tengo premuto faccio scatto continuo. Pesciolini! Ma, oh, posso anche colpire. Benone, benone. Da qui. Quindi proprio Super Mario, ragazzi. Proprio Super Mario. Possiamo anche saltare? No, non possiamo saltare. Possiamo prendere aria? Possiamo trovare dei segreti? No. Guardate come nuoto con la spada, aggressivissimo. Voglio uccidere tutti. Ok. Siamo giunti dove? Abbiamo trovato qualcosa di segreto? No, siamo semplicemente arrivati al boss. Perché altrimenti non ci sarei potuto arrivare. Semplice. Via da me, via da me, via da me. Maledetti. Via da me, via da me, via da me. Ok. Troviamo qualcosa di buono? Tipo fatine? Fatina, esci fuori, ti prego. No. Forza, super forza. Entriamo dentro con la super forza. Andiamo a vedere. Let's go. Chiave del boss. Dentro, ragazzi, verso la fine del dungeone e oltre. No, col cavolo. Se tipo prima non faccio qualcosa qua sotto, non si risolve il problemone. Di là c'è qualcosa? No. Devo andare sott'acqua. Si arriva... Oh oh! Ma è questo il boss! È un lofio! È lui il lofio! Blu 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 blu. Cibo, fame, glub! Glub soprattutto. Lofio! Infatti sì, è lui. Lofio! Si sei schiantato subito! Sciocco di un lofio! Devo stare attento a... Gli sto facendo male o tipo no? Un lofino! Wow! Ma è matto! Ah, lui non si fa male a meno che non lo colpisco su... Wow! Ah, devo usare gli scatti, raga, sennò pure ci muoio contro il lofio, eh? Eccolo, tramortito, povero lofius! Ecco, ok. Perfetto, quindi l'ho già evitato, però è pieno di lofietti. Mi sto facendo malissimo, raga, pure ci muoio, pure ci muoio. E fu lofietto, lofione e lofietto. Sconfitto, easy, sconfitto il lofio, il pesce, quindi abbiamo... capito quale pezze è il lofio. Il lofio è un pezze ed è questo pezze qui, quello con la luce in testa. Pi 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 pi, portacuore Optimus. Ok, quindi abbiamo ottenuto le pinne che sono utilissime, ci aprono un milione di passaggi. Ma è il lofio il boss? Sì, perché il portacuore l'abbiamo preso, quindi dovrebbe essere tutto a posto. E lì avanti la porta che si deve aprire è quella dello strumento musicale. Apriti, perfetto. E andiamo a recuperare l'arpa. Che arpa è? L'arpa di... delle onde. Ovviamente, che domande. L'arpa delle onde. Suoniamo, suoniamo. Che musica, ragazzi, irresistibile, veramente favolosa, è tutto favoloso. La baia, il tuo cammino prosegue verso la baia. Abbaia, wow, wow. Ok, il mio cammino prosegue verso la baia. Vuoi vedere che il prossimo posto dove devo andare è la baia? Vogliamo provare tipo a consultare il gufo in qualche modo? Qui intorno c'è qualcosa? Posso nuotare adesso dove voglio? E chissà, ragazzi, qui intorno quante milioni di cose posso trovare. E ci sono adesso infinite nuove possibilità, perché ci sono mille posti dove posso adesso andare grazie alla possibilità di nuotare. Bene, ragazzi, io però per oggi direi che è il momento di fermarsi. Andremo avanti la prossima volta, esploreremo tutti i mari e tutti i fiumi di quest'isola grazie alle nostre nuove pinne.
Io quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di questa serie. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciare un commento a questo video e spaccare quel pulsante like. Ciao!